Attenzione ai giovani, un'indicazione proveniente dal ministro alla cultura Bonisoli, colta da Confindustria Veneto, promotrice del premio Campiello, il principale premio letterario nazionale. Il primo Campiello è una creatura degli imprenditori veneti di cui io sono un semplice caronte, io prendo un testimone e lo porto dal prima al dopo facendo il massimo per poterlo migliorare. Quest'anno c'è stata un'osservazione fatta dal ministro Bonisoli, al quale noi abbiamo risposto con grande piacere, perché crediamo che questo strumento possa essere adattato, ottimizzato, comunque messo in qualche modo a disposizione del Ministero della Cultura, visto che siamo uno dei primi premi letterari italiani, per dare un contributo fondamentale in primis alla letteratura italiana, usandolo come viatico, ma soprattutto nella formazione dei giovani, visto che noi abbiamo un Campiello Giovani che è comunque consolidato, l'abbiamo delegato alla Confindustria dei Giovani Nazionale tramite la Confindustria dei Giovani Veneta, che ha una capillarità che arriva in tutte le città d'Italia. Quindi utilizzare questo strumento, metterlo a sistema, Campiello Giovani, il network confindustriale per arrivare con le deleghe all'education, all'istruzione, nelle scuole, nelle università, e insomma per sviluppare una cultura letteraria, credo che sia qualcosa che messo a sistema possa solo essere positivo, una soluzione vincente per tutti. Senta, la cultura letteraria può essere uno strumento per evitare il parlare a sproposito che tutti vediamo e forse anche tutti involontariamente facciamo nei social o anche in questi nuovi strumenti, canali di comunicazione che quasi sacrificano la riflessione, no? La mano è più veloce del pensiero alle volte. Beh, cultura letteraria è qualcosa di molto diverso, però accetto la provocazione e credo che la disintermediazione che esiste oggi toglie molti filtri e purtroppo spesso e volentieri dà la possibilità, apre il fianco affinché certe negatività vengano evidenziate più invece delle positività. Forse questi social ci stanno indirizzando e ci stanno portando un po' fuori strada rispetto a quello che dovrebbe essere la vita reale, i valori reali. Pace fatta con il governo e questa autonomia che il ministro Stefani ha garantito, presenterà entro il 22 ottobre addirittura 23 materie, 9 decimi, qual è la sua posizione? Ma oggi è la conferenza stampa del Campiello. Io ne approfitto. Oggi è la conferenza stampa del Campiello.